Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Oggi incontriamo Adriana Toman, autrice e regista di Il dono del male. Ben ritrovata Adriana. Ben ritrovati a voi tutti e grazie per avermi invitato. Grazie per essere con noi e per raccontare appunto la messa in scena di questa terza parte della trilogia di Gioacchino da Fiore che appunto andrà in scena il 10 marzo al Teatro Rendano. Ecco, la parte conclusiva, facciamo innanzitutto un riepilogo di come è andata prima, seconda e come sarà ovviamente la terza parte conclusiva. Allora, questa è la terza parte che io ho scritto della trilogia Gioacchimita, l'ultima perché era un pochino la più difficile, però in ordine cronologico è la seconda, perché Gioacchino da Fiore qui ha 55 anni. La cosa divertente è che ho deciso di scriverla perché ho scoperto che c'è stato un falso storico. Vale a dire, questo è l'incontro tra Gioacchino da Fiore e Riccardo Cuor di Leone, che si è tenuto a Messina nel 1190, a cui era presente anche Filippo II Augusto di Francia. Il resoconto che è stato scritto dal biografo di Riccardo, che si chiamava Ruggero di Audin, riporta delle cose che Gioacchino da Fiore non avrebbe mai potuto dire nella sua vita. Quindi sono errate e tu sei andata a scoprirle. Come ci sei riuscita? Perché mi sono letta il testo in latino che ha scritto Ruggero di Audin e ho visto che faceva in modo che Gioacchino benedisse le crociate, cosa che Gioacchino non avrebbe mai e poi mai fatto. Quindi c'è stato un difetto proprio di scrittura. Non quindi è un difetto di scrittura, è stato volutamente una fake. Una fake antelitera. Una fake arcaica. Una volta si chiamavano falsi storici. Certo, ora si chiama hanno fake. Attribuito a Gioacchino da Fiore delle parole testuali, virgolettate, in cui lui diceva addirittura che Dio avrebbe benedetto questa crociata e avrebbe reso Riccardo e Filippo II Augusto di Francia eterni tra i principi della storia. Tutte delle parole, sono parole che Gioacchino non avrebbe mai potuto pronunciare, perché Gioacchino era dichiaratamente contro le crociate, contro la violenza e addirittura pensava che si potessero unire tutte le religioni sotto un unico credo. Quindi Adriana, in questo spettacolo viene fuori questa verità, in realtà. Cerchiamo di farla emergere. Perché è un tema che a me sembra molto, molto presente anche adesso, perché e questo ti dimostra come la realtà possa essere manipolata e scrivendo oppure anche facendo televisione oppure sui social si può esprimere una verità che è diversa dalla realtà, quindi la verità scritta non corrisponde sempre alla realtà. Assolutamente sì, questo concetto di verità è molto interessante perché ci possono essere chiaramente anche dei fraintendimenti che non necessariamente debbono avere quella verità che può essere una verità accolta come a primo impatto, ma certo. La verità va sicuramente necessario scardinarla e capire anche tutti i risvolti, ne parlavamo prima di registrare, tra l'altro prima di registrare ho detto Adriana come ti presento, regista e autrice, no, prima autrice perché in realtà questa cosa viene sottovalutata, ma il lavoro di autore, quindi in questo caso il tuo lavoro è stato molto faticoso. Io penso che non ci sia qualcosa tu non conosci di Gioacchino da Fiore. No, ci sono tante cose che non conosco, penso, di Gioacchino da Fiore, però la cosa senz'altro che è più importante è la scrittura della regia. La regia fa parte del completamento dell'opera. Però scrivere per me però non comporta mai una sofferenza, anzi è uno studio, è un grandissimo divertimento, una palestra. Un flusso energetico straordinario. Sì, una palestra nella storia proprio, bellissimo. E quello che mi dispiace sempre, che considero un gravissimo per tutto l'iter storico che ci lasciamo alle spalle, che è stato eliminato il pensiero femminile. La donna non ha lasciato traccia del suo pensiero filosofico, se non in piccole e minime occasioni, della sua creatività artistica, e secondo me bisogna dare l'opportunità in questo momento alle donne di recuperare. Non per niente io tra i personaggi che sono presenti a questo incontro ho messo anche Giovanna d'Inghilterra. Non so se era presente, non credo, non risulta tra però avendo ereditato un verbale dell'incontro tra Riccardo e Gioacchino che è stato manipolato, può darsi punto che ci siano delle persone che non erano te la presenti. Sei giocata tutta, esatto. Te la sei giocata tutta. Allora, prima di approfondire un attimo questa terza parte, io mi piacerebbe andare un po' a ritroso. Ricordiamo i due primi titoli che, se non erro, ne abbiamo anche parlato qua. Come no? E
Come ricordiamo... Allora, uno era Davanti alle mura di Gerusalemme, che è stata l'opera che ho dedicato al suo al momento in cui Gioacchino da Fiore è andato in Terra Santa. E poi La Confessione, che invece è il momento in cui lui ha confessato Costanza d'Altavilla, che sono momenti importanti. Io ho avuto questo periodo che mi ha intrigato moltissimo la figura di Gioacchino da Fiore, perché Gioacchino da Fiore, a prescindere da credo religioso dal quale io prendo le distanze, devo dire che comunque ha una proiezione di speranza verso un mondo migliore, che credo tutto sommato si stia già realizzando, perché io credo che la civiltà verso cui l'essere umano, l'umanità è in cammino, si sta avvicinando sempre più. Io una visione positiva. Sicuramente una visione positiva, la tua è quella che chiaramente trasmette poi Gioacchino da Fiore. E andiamo ai primi nostri con Il Dono del Male. Il Dono del Male, che è interpretato. Interpreti. Allora, gli interpreti sono un grande Marco Silani, che interpreta Gioacchino da Fiore, che continua questo suo percorso. Certo. Poi abbiamo Antonio Conti, che interpreta Riccardo Cuor di Leone. Umberto Silani, che interpreta Filippo II Augusto, si cimenta con una parte ed complicata. È una new entry, giusto? È una new entry, sì. È figlio di Marco, e devo dire la verità che si sta impegnando in una maniera incredibile. E poi abbiamo una splendida Mariana Lancellotti, che interpreta in maniera veramente meravigliosa, come sempre, Giovanna d'Inghilterra. Quindi è un piacere lavorare con loro, le prove stanno andando avanti, e speriamo che il pubblico cosentino, che è un pubblico meraviglioso, perché è un pubblico generoso, pubblico calabrese, pubblico un gran piacere lavorare per un pubblico così caldo e sincero. Ecco Adriana, quindi siamo pronti per questo debutto, lo ricordiamo, il 10 marzo, le scenografie sono sempre... hai puntato a qualche novità? Oppure... Ma no, a questo giro devo dire la verità che scenografie anche virtuali le ho eliminate, non ci sono le cose che ci sono state in precedenza. Mi affido alle luci e soprattutto al lavoro degli attori, perché io penso che se sono bravi e il testo merita, si può recitare anche su delle pietre in mezzo a un uliveto. Assolutamente. Quindi sì. Io ritengo che, diciamo, che il Teatro Lendano che ci accoglierà, e siamo ospiti di questa stagione teatrale organizzata dall'Altro Teatro, che ringraziamo sempre per essere stati così gentili da inserirci nella stagione teatrale, che è un onore per noi, con il sostegno della Fondazione Lilli che ci supporta. Ecco, noi in questo momento aspettiamo il pubblico a Rendano, perché è un luogo meraviglioso, un tempio della cultura che va valorizzato, nel quale per noi è un onore poter entrare. Chiarissima Adriana, un ultimo passaggio che volevo analizzare insieme a te. Non è facile seguire dei testi, non è facile seguire la figura di Gioacchino da Fiore. Come risponde il pubblico ai tuoi spettacoli, che non sono così, diciamo, non è la commedia? Ringraziando il cielo, ecco. Perché io ti devo dire la verità che la gente continua a dirmi che si diverte anche pensando, non è necessariamente farsi le grossolane risate su argomenti un po' più leggeri, ma si può anche passare una bellissima serata pensando, riflettendo e osservando anche le dinamiche che ci possono essere in un'opera che non è drammatica assolutamente. Certo. Nessuna delle opere della trilogia è drammatica, sono tutte quante opere semplicemente rivolte a una riflessione, al pensiero, ed è divertente anche entrare in questa palestra della mente. Poi la nostra storia, Adriana. È la nostra storia, la storia della Calabria, di cui dobbiamo andare fieri. Assolutamente sì. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo quindi l'appuntamento il 10 marzo alle 18.30. Alle 18.30. 18.30, perché 18.30 domenica è una pomeridiana. Al Teatro Lendano. Perfetto. Il 10 marzo. E in bocca al lupo. Viva il lupo! Grazie ad Adriana Toma. Noi ci vediamo più tardi. Grazie.